Salve a tutti amici del mondo di Nomada Gamer, eccoci qua di nuovo con Kratos nel mondo di God of War insieme a... Saretta la fidanzatina. E direi che possiamo già continuare senza andare troppo oltre con le chiacchiere. Sono d'accordo, vai. Ho riso troppo, ripeto. Perfetto ragazzuoli. Ricominciamo questa grandissima avventura molto avventurosa con Kratos che si muove. Chi siede? Ah, nuovi nemici, sempre nuovi nemici pronti all'azione. Ma come fai? Lanciandoli? Così. Mi devi prima sconfiggere, sennò non puoi andare da nessuna parte. Questi cosetti. La mamma me ne parlava spesso. Non pensavo potesse essere reale. Incubi? Sì, causano incubi alle persone. Niente di niente. Sono loro stessi incubi. Non mi ricordo. Vorrei farglielo chiedere. Oh, scrignetto, ragazzi. Scrignetto. Forziere. Scrignetto. Forziere. Scrignetto. Cos'è? Talismano della vitalità concentrata, oggetto comune talismano, fa ottenere un bonus di vita. Un bonus di vita, ma subito. Eh no, così l'hai usato. No, me lo metto, no? C'è scritto in uso. Boh, vabbè. Boh. Vabbè, oh. Effetto. Ma che cavolo era la barca? Non lo so. L'ha vista solo lui, quindi... Ah, sta giù, vai, vai. Tanto non vi preoccupate che nella prossima puntata ci sarà un nuovo joystick. Certo, ovvio, per forza. Ha provveduto, nome da gamer. Ora arriveremo presto alla montagna. Sempre se non ci attacca uno squalo tigre. Non so più niente qua dentro. Pensavo non sarei mai uscito dal bosco. Per carità di Dio. Non incolparti della tua malattia. Per carità di Kratos. Volevo solo dire che... è tutto fantastico. Ecco la montagna. Guarda come siamo vicini. Questa è acqua di mare. Come lo sai? Non senti l'odore? Se questo è l'odore... il mare puzza. Bene, è un'ambientazione molto scura questa. Ah, aria scoperta. Dei 9. Esatto, non pensavo che dove vado? Quando mamma parlava degli dei. Ogni tanto. No, ma è qua. Oh, ma che figo. Qua là sopra c'è la bussola. Credo che sia Baldur. Baldur. Un dio è sì, figlio di Odino e Frigg. E Odino è re. Esatto. Perché me lo chiedi? Mi sembra di vedere qualcosa. Laggiù, proprio in mezzo al lago. Esamina la statua splendente. Fammici arrivare. Mi mette un po' ansia, devo dire. Beh, secondo me questo qua poi si alza e non lo so che succederà. Vedo delle rune sul petto. Non riesco a leggere. Caro diario. Dice, sacrifica le tue armi al centro dell'acqua. No. Non ci penso proprio, zio. Risveglia di nuovo la culla del mondo. Cosa? Gettare le nostre armi nell'acqua. Immagino che non sia un problema per te. Hai intenzione di farlo? No. Vabbè, tanto la richiama, lasciano. Eh sì. Ma no, poteva lasciarla là, scusami, No, non no. Lascia, non è tornata indietro. Ma scusa, no, ma che intelligenza c'ha questo? Ah, Criceto Mannaro. Cioè, ma io dico, Kratos, ma megali così. Guarda te, guarda te, Come fai? Come fai a tagliare un cazzotto a un secondo? Guarda te, Qua finisce male, ragazzuoli, qua finisce male. Molto, è molto brutta questa parte, cioè... mamma mia. Ma che cosa è? Ma che è? Un
pesciolino, vedi? No, no, basta. Dai. Ma questo è un drago. Un serpente, sì, quello là che ho detto prima. Ora hai detto te. Non mi ricordo. Però è carino. Sebastiano. Sembra dolce. Oh, eccola. Ecco, vedi, visto. Grazie. Calmo, ragazzo. No, eh. È fantastico. Ma è dolce. Sì, per mamma era docile. Cosa sta dicendo? È vero, si vede. Lo so. Era fantastica. Ah, ma sei andato? Ma si vede che era bravo. C'è un laggiù in fondo. Lo vedi? Bravo cucciolone. C'è anche la statua di Thor. Però ora lo vedo molto meglio. L'acqua è calata quando il serpente è emerso. Oh, ora c'è una spiaggia che prima non c'era. Vedi? Ecco. Se l'acqua cala. Guarda, quella costruzione va dalla montagna fino al Tempio Dorato. Era tutto nascosto sott'acqua. A parte la statua. Per fortuna, no? C'è anche un molo. Laggiù, vicino alla bandiera. Perfetto, andiamo al molo. Per forza, devo prima dire. Attacchiamo, vero? Saremo i primi a mettere piede qui dopo chissà quanto tempo. Che entusiasmo. È uno dei giganti. È così lungo che può avvolgere tutto il mondo e mordersi la coda. Vediamo se... Ah, lei c'è qualcosa, mi sa. Forse, per me era enorme. Posso far niente, bravo. Da quanto credi che esista? Da molto tempo. Una ranocchia. È la strada per la montagna. Sembra di sì. Guarda un po' chi c'è. Oh, Brock. Dire broccolo. Per voi due. Brock. Come hai fatto? Non sono affaracci vostri. Entrate. Ho qui qualcosa per voi. E non azzardatevi a fregarmi il posto. L'ho visto io per primo. Ok. Che tipo. Che vorrà da noi? Vendere. Facci perdere la pazienza. Quando si saprà della mia nuova bottega, la gente finalmente accorrerà in massa. Negozio di Brock. Dai, è Brocchino. Solo per sentire il profumo della mia mercanzia. Vedrete. No, scarcio così. No, ma correte sempre in questo modo. Che roba. Beh. Ah, qua devo andare. Prendi. Grazie. Quel mucchio di pietre, usando quella chiave di Yggdrasil, ti apre una porta magica per i rami dell'albero del mondo. Una scorciatoia tra i regni. Se ne vedete uno in giro, usatelo per tornare in fretta da me. Ma ha una sola direzione. Porta qui e da nessun'altra parte. In ogni caso, mai dovete gettarvi dal ciglio del sentiero. Se non volete tirare le cuoia. Beh, non credo proprio. Se spingo B? Che cosa volete? Ah, al negozietto. Ok. Oh. Passaggi mistici. Al singolare. Ah, io ho letto paesaggio mistico. Invece no. No, guarda, se tu vai là. No. Dove? Aspetta. No, c'è, ti giuro, c'è scritto. Guarda, qua durante le prove. Eccolo. Eccolo, ti è. Gna 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 gna. Vabbè, stupendo. Mi sa che devo fare qualcosa che non ho capito allora. Devi andare là. Sì. Penso là, per forza. Io non posso fare niente. Vabbè, forse vedi solo la mappa. Che ne so.
Vabbè, allora andiamo da qua. Andiamo, ratto. Una rana. Sì. Corri. Oh, cos'è? Oh. Niente. No. Strano. Vabbè. Strano. Eccoli. No, dai, basta, basta. Mi sente più sicuro in battaglia e ora aiuta Kratos attaccando i nemici quando ne ha l'occasione. Nella sezione abilità puoi affinare le sue capacità. No. No. Ok, va, fanghillo, va. Sono pronto. E attacca, figliolo. Oh, è esploso. No, vabbè. Chiede sta bocca in bocca. Sta bocca in bocca. Bravo, devo dire, è molto logico. Ma perché si rigenera quel pezzo? Il colpo finale gli devi dare. Amore, c'è solo quello. Oh, Quella torre dovrebbe portarci alla montagna. Pronto. A vita, per forza. E qua no. C'è una... altri là. Crepo come una crepe. Qualcosa? Sì. Non conosco queste rune. Mm. Se trovassimo un codice, potrei tradurle. Lì c'è un forziere. No. Oh. Oh. Dove sei? Ah, così. non posso fare niente, però. Ah, sì. No, però... No, così torni indietro. Infatti. Credo. Ah, io qua devo andare. Una che scrignetto che c'è. Portiere. Che da? Argento, vabbè. Aspetta, aspetta. No, a sinistra. No, adesso, scusa. C'è un altro. Oh, un altro... scrignetto. Forziere. Lì c'è un'altra cosa. Qui è sempre che mi porta giù. Vediamo un po' se è un posto diverso. Magari qua c'è qualcosina da raccattare. Sì, perché se la barca stava di là, se la barca va, lasciala andare. Vai, sali, sali. Bibi, sto vedendo c'è qualcosa. Non c'è niente. Oh. Wow, torre di guardia. Ops. Upesh. No. Quelli incubi dietro di te. Occhio! Occhio per occhio, dente per dente. Sono bruttini. Molto. Ma là. Vai. Yeah. Che ci ha dato? Oh, ma cioè... invece è un morto. Sì, ma non posso prendere niente. Quella lancia, vai. Allontaniamoci, prima scoppierò tutto. Niente, ciao. Vabbè. È bloccato la magia runica. Trovi tre sigilli e risolvi per spettarlo.
Chiedi troppo, eh. Guarda che c'è sta un vasetto qua che mi non mi dà nulla, come giusto che sia. Oh. Ah, ecco, lui lo poteva fare. Ecco. Forse una mappa. Oh, forse una mappa del tesoro. Ce l'abbiamo nel diario. Mappa. Il regno del cacciatore. Sinistra. No, qua, questa mappa. LTRT per mostrare gli indicatori e mappa per categoria. Quindi LT. Bene, dire. Ok. R3 per scorrere gli indicatori attivi della mappa. Perfetto. Non ho capito. Se io spingo R3, fa così. E che fa? Mi fa vedere quello che ho. Aspetta, là c'è qualcosa. Giro, giro, tondo. Prova a... là, il secchio. Mi un po'. No, niente, ancora bloccato. Aspetta, vai un attimo indietro e vedi un attimo il panorama di sopra. Girati, no, vai qua giù, basta, girati verso di qua, ecco, qua, no, visto che qua c'è una cosa, qua falla cadere, un po' più vicino, no, niente, allora spara sto coso, vedi se riesci a farlo, tanto. Muori, giri su di là e risparalo. Che si è chiuso. Oh! No, vabbè, si è fermata, mo! Oddio! Oh! Ma dai, corri su di là! Dai! E cos'è? Oggetto leggendario. Hai raccolto uno delle tre mele di Lonebo. Necessario per aumentare la vita massima. Le mele di Lone sono il cibo preferito degli dei. Trova le 9 mele in forzieri sigillati dalla magia sparsi per il mondo. Raccogline 3 per aumentare la vita massima. Però sono 9. Però 3 bastano per... Ok. Mo. Sì, devi scendere là per poi tornare sopra. Ok. Là, sì. Oh. No. Oh, che è? Oh. Che cos'era? Un pesce. Attento, padre. Da imparare. Qua ci sono le cose da leggere. Dove? Qua. Non riesco a leggere. Ma come no? Oh. Cos'è? Che puzza? Tu. Veleno.
dietro. Qua penso solo che io crepo se ci vado. Se mandi la lancia, lanciala, visto. No, lo devi lasciare. Ah, sì. Attento, no. Mo la devi riprendere e rilanciare. No. Non ci va là. Bella mira. Ahia. Perfetto. Dai, no. Attento, eh. Ok, niente, niente, niente. Attenzione. Oddio, sì. Dietro di te. Vai! Ammazzalo! R3 c'era da fa. Vai, R3. Hai sprecato la tua energia. Sì, molto. E mo? Un secondo. Ehi, è un frammento di codice linguistico. Dovremmo cercarne altro. Ok, qua non posso salire? Sì, sì. Dai. No, ma cos'era? Avevano un odore orrendo. Tua madre li chiamava bastoni del disprezzo, veleno magico. Gli ha insegnato a neutralizzarli. Posso fare niente? Beh, adesso. Rido l'idea di lei che ti insegna qualcosa. Niente. Già. È strano che ti fa salire, però. Forse dall'altra parte. Dice un'altra cosa. Qua. Ok. Ho una vaga impressione che mi serve la lancia. Treus muore. Vabbè, però vai dietro, vai dietro. No, dietro a questo. Pare che tu c'è una barriera, non lo so. Spara, io continuo a disparare. No, perché vedi che non cambia il simbolo. Se io sparo qua, il simbolo cambia. Se io lo faccio qua. Ehi, quello è quello. Ah, laggiù. Oh, quello. E qua è quello che ferma tutto. Io dico quello, intendo. No. E che cazzo serve? Oh, questo! Devi prendere, mi sa. Che poi entra dentro a quello. Non penso che funzionerà. Grazie, figliolo. Però vedi che lo fa comunque, vedi? Fa questa... questo mirino. Perché ci sta il coso giallo. Che cosa? Visto qua. Vai. Da qua. E qua devi andare da qualche parte. Ecco, là. Eravamo ogni tipo mezz'ora da tagliare. Collina. Wow.